L'Italia è in una situazione stabile, ma con una leggera ricrescita, in particolare a causa della circolazione delle varianti, comunque al momento limitata rispetto ad altri paesi europei. Questo è il risultato del monitoraggio sul Covid-19 in Italia. Dal punto di vista dell'incidenza, ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, c'è una tendenza alla crescita in molte regioni. L'RT nazionale a 14 giorni è a 0,99, sfiora l'1 e in oltre 10 regioni è sopra. Ma c'è un dato nuovo sull'età. Nelle fasce di età più giovani una leggera ricrescita, anche se siamo sempre all'interno di un numero contenuto, però questa è un'indicazione importante su cui non ci sono ancora, non c'è chiarezza su quale sia l'origine, ma è un'indicazione che troviamo presente anche in altri paesi. L'altro dato importante è un primo segnale, è un segnale che ovviamente ci aspettavamo, ci aspettiamo, è un segnale positivo e mostra sostanzialmente come l'incidenza nelle persone over 80 sia in decrescita, e questa decrescita coincide in qualche modo, come vedete, anche con la partenza della campagna vaccinale, e vedete che nelle ultime settimane la forbice si sta aprendo. È un primo segnale positivo, deve essere confermato ovviamente, ma questo segnale è anche un'indicazione forte a tutti noi dell'importanza di vaccinarsi. Abbastanza stabili, con un lieve calo i ricoveri in terapia intensiva e area medica. L'incidenza a livello nazionale è in lieve aumento, siamo sempre però c'è 130 e 140 per 100.000, nuovi casi per 100.000 abitanti nell'arco di 7 giorni, questa settimana a 135 stimata, un RT medio che sfiora l'1, è 0,99 come vedete. 12 regioni però segnalano una crescita dei casi in almeno uno dei due flussi. Sapete che noi raccogliamo sempre i flussi, quello istantaneo, quotidiano del Ministero della Salute, e quello invece che ha qualche giorno di ritardo, ma che raccoglie il dato più completo dell'Istituto Superiore di Sanità. Abbiamo una regione a rischio alto, 12 hanno una classificazione a rischio moderato, di cui 6 con alta probabilità di progressione e 8 con rischio basso. In qualche modo lo scenario apparentemente stabile, ma è in scivolamento verso un peggioramento. È la terza settimana consecutiva, ha sottolineato Brusaferro. Questo richiede grande attenzione, soprattutto per la circolazione delle varianti. Quella inglese è destinata a diventare dominante, non solo in Italia. Per ora ci sono piccoli focolai di variante brasiliana e sudafricana. Fondamentale quindi la prudenza, intensificare le misure e intervenire puntualmente con restrizioni per contenerne la diffusione.